Ciao, vediamo insieme come realizzare un volantino come questo con Adobe Photoshop. Passiamo subito all'azione. Una volta aperta l'interfaccia andiamo su File, Nuovo, scegliamo la modalità Stampa e poi il formato A5, che è il formato classico del volantino. Chiaramente, una volta scelto, possiamo andare a definire qui sulla parte destra l'unità di misura, che potrebbe essere millimetri o centimetri. Dopodiché chiaramente possiamo stabilire l'orientamento, se lasciare quello classico verticale oppure orizzontale. Lasciamo una risoluzione chiaramente di 300 pixel per pollice e fondamentale andiamo a modificare il metodo colore da RGB a quadricromia, CMYK. Lasciamo pure la modalità 8-bit e un contenuto di sfondo bianco. Il resto lasciamo tutto così come di default. Automaticamente tra le opzioni avanzate vedremo il profilo colore che viene ricavato per eredità in base a quello scelto precedentemente. Dopodiché clicchiamo su Crea. Una piccola parentesi, potremo anche creare un file A3, che è il file classico di una locandina, sicuramente più grande di una 5, e da quello poi ricavare una stampa direttamente per il formato 5, se volessimo stampare più formati. Clicchiamo su Crea. La prima cosa da fare è duplicare lo sfondo, che di default è bloccato, e lavorare su questo. Andiamo subito ad associare uno sfondo che sarà una texture scelta appositamente per l'occasione, con colori che evocano l'estate e magari sono appropriate rispetto all'evento che dobbiamo promuovere. Ti lascio tutti i materiali a disposizione nel link che vedi in descrizione. Ecco, una volta inserita la texture nel nostro file, chiaramente la andiamo a selezionare dagli angoli esterni e andiamo a ingrandirla magari anche in modo uniforme con la catenella delle proporzioni attivata, lo possiamo vedere dal pannello superiore. Una volta ingrandita in modo proporzionale, andiamo a modificare leggermente come posizione in questo modo e andiamo a confermare sempre dal pannello dinamico che si trova nella parte alta. A questo punto, selezionato il livello texture, lo andiamo a bloccare con un lucchettino. Dopodiché andiamo a disegnare con lo strumento penna un triangolo abbastanza libero e lo andiamo a posizionare qui al centro. Poi con lo strumento selezione diretta possiamo andare anche un po' ad ingrandirlo, andando a selezionare il singolo punto e trascinandolo poi verso gli estremi in questo modo. Dopodiché lo selezioniamo, poi selezioniamo insieme con la combinazione di tasti CTRL o COMMAND anche lo sfondo copia. Dopodiché mi sposto nella parte alta e vado a centrarlo orizzontalmente e verticalmente. Questo lo posso fare perché ho stabilito un termine di paragone rispetto alla figura, che è appunto lo sfondo copia. Sulla base di questo avrò quindi un allineamento centrale e verticale delle figure preciso al pixel, o meglio al millimetro, dato che il millimetro è l'unità di misura che stiamo utilizzando. Per sicurezza possiamo anche andare a spostare leggermente verso il basso la nostra figura, proprio perché questa sarà popolata da un'altra figura più grande al suo interno. Quindi seleziono di nuovo e mi assicuro che l'allineamento verticale sia di nuovo corretto. Ora vado a selezionare la figura che dovrò inserire qua dentro attraverso un'operazione di mascheramento, quindi grazie a una maschera. Porto la figura su un file a parte, sempre nell'interfaccia di Photoshop, in modo da poterla lavorare tranquillamente. Andiamo quindi a selezionare il soggetto di questa immagine. Andiamo a duplicare il livello di sfondo di default bloccato, poi andiamo su Selezione, Soggetto, lasciamo che il programma selezioni il soggetto per noi. In questo caso mi va bene la prima selezione, la vedo abbastanza accurata, non ho bisogno di fare una selezione perfetta perché la destinazione mi permette un certo grado di libertà d'azione. Ora, con la selezione attivata, CTRL COMMAND J e la vado a portare su un livello separato. Nascondo i primi due, poi faccio di nuovo sul livello CTRL COMMAND più CLICK e seleziono il soggetto, poi CTRL COMMAND più C la vado a copiare, oppure semplicemente modifica copia. Torno sul file del volantino, mi sposto sul livello della forma e vado a incollare la figura. CTRL COMMAND V o semplicemente modifica incolla. Vado a selezionare ora la figura, magari faccio un zoom all'indietro, in questo caso Alt più scroll del mouse. Vado a selezionare dagli angoli la figura, assicurandomi che ci sia il ridimensionamento proporzionale, cioè la catenella attiva qui nella parte alta, e la vado a ridimensionare in modo da farla entrare bene quelle che sono le dimensioni della figura. Poi faccio di nuovo lo zoom in avanti. Ecco, questa potrebbe essere tranquillamente una dimensione, diciamo così, abbastanza fedele rispetto all'obiettivo. Ora chiaramente devo far entrare la selezione della figura all'interno della forma. Ora, con il livello della figura selezionato, vado ad associare una maschera, dopodiché mi sposto sul livello della forma, lo vado a selezionare, CTRL COMMAND più CLICK, poi vado sul menu selezione inversa, torno sul livello della maschera, o meglio sul livello della figura, cliccando e selezionando la maschera. Vado a prelevare lo strumento pennello, assicurandomi che sia attivo come colore di primo piano il colore nero, e vado a cancellare, o meglio a nascondere, quindi mascherare la parte della figura
che è esterna nella parte bassa rispetto alla forma, lasciando solo tutto il resto, compresa anche la parte della testa e dei capelli. In questo modo ho simulato appunto l'ingresso della figura dall'interno della forma verso l'esterno. Faccio un doppio clic sul riquadrino che sta sull'angolo e vado ad associare un colore giallo chiaro, che potrebbe essere questo. Clicco su OK. Chiaramente mi sto attenendo sempre a quelle che sono le cromie già presenti in un certo senso all'interno della texture che fa da sfondo e che da un certo punto di vista detta le regole per i colori e le luminosità. Quindi posso ispirarmi a questi per definire i colori da usare o comunque le tonalità di colore da utilizzare. Faccio un clic sul livello della figura, dopodiché vado di nuovo a selezionare lo strumento penna e vado a disegnare delle figure che possono trovarsi appunto nella parte superiore, come questa. Dopodiché vado ad associare un colore, magari verde, sempre verde simile pastello. Vado poi a duplicare la forma, controllo con Command J, seleziono la forma al di sotto e vado ad associare un colore nero, che questo rappresenti una sorta di ombra, come in questo caso. Ora seleziono entrambi, controllo Command più clic, e li vado a raggruppare, tasto destro, gruppo da livelli. Ora vado a selezionare di nuovo lo strumento penna, mi sposto qui nella parte alta e vado a disegnare un'altra figura, che potrebbe essere sempre un triangolo, a quale però magari associamo un altro colore, tipo il rosa. Anche qui vado a fare una coppia e il livello di sotto lo vado a colorare di nero, in modo da simulare un effetto ombra molto accentuato. Poi con chiaramente le freccette direzionali lo vado a spostare un po' più in basso e lateralmente, in modo da dare una percezione dell'ombra libera ma netta. Dopodiché seleziono entrambi e anche qui controllo Command G oppure tasto destro raggruppa da livello, e con la selezione di uno degli angoli della selezione del riquadro lo vado a ridimensionare in difetto, quindi lo vado a rimpicciolire leggermente. Poi do conferma dal pannello dinamico. Faccio questo tipo di lavoro anche per qualche altra forma, in modo da riempire alcuni spazi vuoti che possiamo trovare nella parte alta e nella parte centrale. Chiaramente ogni volta che vado a selezionare le forme vado sempre a selezionare il gruppo e dopo vado a selezionare uno degli angoli della selezione. Poi confermo dalla parte in alto. Vado a selezionare per esempio la forma dell'ellisse circolare. Qui si apre automaticamente il pannello proprietà, andrò ad associare un colore a questo cerchio e anche qui andrò a fare una copia, controllo Command J, seleziono il livello del cerchio inferiore, lo vado a passare leggermente con lo strumento selezione attivo e lo vado a colorare di nero. Anche questi seleziono entrambi, controllo Command G in modo da raggruppare, dopodiché questo gruppo con il tasto destro lo vado a convertire in oggetto avanzato. Poi vado sul menu filtro, sfocatura, controllo sfocatura e do un raggio di 9 pixel in modo da rendere questo oggetto sfocato e dare un'idea di oggetti distribuiti nello spazio in profondità diverse rispetto agli altri. Faccio lo stesso lavoro anche con questo triangolo che sta in alto a destra, vado a selezionare il gruppo che li contiene, tasto destro, converto in oggetto avanzato, poi di nuovo sul menu filtro, sfocatura, controllo sfocatura e anche qui un raggio di 9 pixel. Posso anche modificare in base alle mie esigenze, in base a quanto voglio rendere intenso l'effetto sfocatura, e cliccherò su OK. Vado di nuovo a selezionare lo strumento penna e andrò a disegnare un triangolo anche qui. Vado ad associare un nuovo colore, potrebbe essere questo, e anche qui vado a fare una copia, seleziono il livello di copia inferiore, lo sposto verso il basso e associo un colore nero. Poi vado a selezionare entrambe le forme, le vado a raggruppare in un unico livello, magari vado a ripicciolire leggermente questo livello, lo porto un po' più in alto, poi confermo nella parte alta. Ora andiamo a inserire i testi. Mi sposto quindi a selezionare l'ultimo livello, poi vado a selezionare lo strumento testo, mi sposto nella parte superiore. I fonti che utilizzeremo saranno Open Sans e Nathan. Ti lascio chiaramente il link in descrizione per scaricare i font utilizzati. In questo caso utilizzeremo per la parte superiore un font netto come Open Sans. Lo vado già ad associare, Open Sans Regular, e lo vado poi chiaramente anche a ridimensionare e vado poi a dare un colore nero. Trattandosi di un formato A5, dobbiamo scendere come dimensioni dei font perché partiamo già da una struttura abbastanza ridotta. Stiamo ragionando su circa la metà di una 4. Dopodiché vado a selezionare soltanto la prima parola e vado ad associare magari un bold alla prima e
un light alla seconda, poi seleziono il livello testo, dopodiché mi sposto in basso, seleziono anche contemporaneamente con CTRL COMMAND anche il livello sfondo copia e vado a centrare il testo rispetto al livello sfondo copia. Poi mi sposto nella parte in alto, seleziono l'ultimo livello testo digitato, poi seleziono lo strumento testo dalla parte degli strumenti, mi sposto in basso e vado ad inserire il titolo più grande chiaramente e una proporzione che sia armonica rispetto ai testi finora utilizzati. In questo caso utilizzeremo il font Nathan. Qui andremo a inserire il titolo dell'evento che vogliamo promuovere. Lo vado ad ingrandire e a ruotare leggermente. Poi confermo, con il livello testo selezionato, vado a selezionare anche lo sfondo copia, in modo da centrare verticalmente il testo del titolo rispetto al volantino. Torno a selezionare poi l'ultimo livello testo digitato e ne vado a fare tre copie, CTRL-COMMAND-J per due volte. Ora il testo che sta sopra, quindi l'ultimo testo copiato, sarà quello immediatamente visibile, gli altri sono chiaramente al di sotto. Vado quindi con il terzo livello copia selezionato ad aprire la tavolozza colori e ad associare un colore di riferimento. Potrebbe essere col contagocce anche questo giallo del riquadro. Clicco su OK. Seleziono il secondo livello, con lo strumento freccia lo vado a portare un po' più in basso in modo da simulare una prima ombra. Poi vado ad aprire lo strumento tavolozza e vado ad associare un secondo colore. Potrebbe essere questo, celestino. Seleziono poi il terzo livello testo. Anche qui apro la tavolozza e vado ad associare un colore ancora più scuro. Potrebbe essere questo blu. Chiaramente devo farlo vedere e quindi lo sposterò con la freccia ancora più in basso. Ed ecco qua, ho dato uno spessore in modo facile e veloce al titolo dell'evento. Posso chiaramente giocare con i colori e magari andare ad associare al primo colore un celestino come questo. Seleziono il secondo testo e vado ad associare invece un giallo come questo. Chiaramente poi con le frecce lo vado a spostare in basso e lo rendo più visibile. Questo sempre a discrezione di quelle che sono le nostre esigenze. Qui con i colori si può giocare, chiaramente conviene sempre mantenere una certa armonia rispetto ai colori utilizzati nel volantino, rispetto chiaramente anche ai colori dello sfondo, che in questo caso detta in un certo senso anche le regole. Ora torno a selezionare il livello testo che ho inserito all'inizio, lo vado a duplicare, trascinandolo sull'iconcina crea nuovo livello e poi lo sposto qui. Dopodiché con lo strumento testo lo vado a selezionare e andrò a digitare la data che inserirò qui, in questo triangolino sulla sinistra, la data chiaramente dell'evento. Ora chiaramente lo vado a ingrandire aumentando la dimensione del carattere qui dal campo dedicato nel pannello dinamico che si trova nella parte superiore. Posso anche andare a ingrandire leggermente le dimensioni del riquadro che ospita il testo. Poi posso anche ruotarlo in modo da rendere la scritta più leggibile e quindi in modo da inserirla più comodamente al suo interno. Chiaramente sto sempre attento a giocare bene con l'ombra in modo da renderla visibile, dato che è una sorta di comune denominatore rispetto a tutte le forme utilizzate. Torno a selezionare poi il livello testo della data, con lo strumento testo vado a selezionare soltanto la scritta del mese e vado ad associare una tipologia light. Questo perché questo tipo di font Open Sans mi permette di scegliere tra varie caratteristiche di stile. Le dimensioni sono abbastanza proporzionate, mi sposto ora nella parte bassa, vado a selezionare il primo strumento testo, Alt più clic del mouse lo vado a duplicare e spostare qui nella parte bassa. Grazie alle linee guida e quindi alle guide sensibili io posso chiaramente spostare ogni elemento e mantenerlo incolonnato e allineato rispetto agli altri elementi presenti. Dopo però posso sempre andare a selezionare questo livello sfondo contemporaneamente in modo da allineare verticalmente l'elemento su cui sto lavorando. E qui ando a scrivere i dati finali, quelli di contatto, ad esempio. Poi dal pannello carattere posso andare ad aumentare magari la distanza e leggermente anche le dimensioni. Anche questo lo vado poi a duplicare, andrò a scrivere magari un riferimento che può essere il luogo dove si svolge l'evento e lo farò un po' più grande per dare un po' più di risalto. Il tutto mantenendo sempre una certa armonia nelle proporzioni. Come vedete sto mantenendo le stesse caratteristiche di kerning, quindi distanza tra le varie lettere delle singole parole. Grazie alle guide sensibili vado ad allineare poi centralmente l'elemento rispetto agli altri elementi. Chiaramente posso andare su visualizza, mostra, guide sensibili per assicurarmi che le guide sensibili siano attivate. Queste, ripeto, mi permettono di allineare tutti gli elementi centralmente e verticalmente all'interno dell'area di lavoro. Torno poi a duplicare il primo testo di questa sezione.
vado un po' a definire le dimensioni e qui andrò a scrivere poi quelli che saranno i dati eventualmente di contatto. Seleziono sempre dall'angolino del riquadro selezione e lo sposto al centro. Poi, se voglio assicurarmi che questi tre testi che ho inserito alla fine siano perfettamente centrati, li vado a selezionare tutti e tre dal pannello livelli con CTRL o COMMAND più CLICK. Poi vado a selezionare anche il livello sfondo foglia sempre con CTRL o COMMAND più nuoto e dal pannellino di amico che si trova nella parte alta vado a centrarli verticalmente, così mi assicuro che siano nuovamente centrati. Adesso non ci resta che esportare il nostro file. Possiamo esportarlo sia per la stampa che per il web. La prima cosa da fare chiaramente è salvare il file in formato PSD in modo da poterlo riaprire e modificare successivamente se vogliamo eliminare o aggiungere qualsiasi tipo di elemento. Insomma, per qualsiasi tipo di modifica bisogna salvare il file in formato PSD. Diamo quindi un nome al nostro file e dopodiché clicchiamo su salva. Esportiamo adesso il file per la stampa, andiamo su file, salva una copia, andiamo qui sul menu a tendina e selezioneremo il formato JPEG. Chiaramente andremo a dare nome al nostro file che, anziché assumere il suffisso copia, potrebbe essere semplicemente volantino, e cliccheremo su salva. A questo punto daremo a lui la massima qualità, quindi sposteremo il marker di questa barra fino alla fine, facendolo diventare un file grande, linea di base standard, clicchiamo su OK. E invece vogliamo esportare il volantino per il web, andiamo su file, esporta, salva per web. A questo punto possiamo anche fare uno zoom all'indietro qui. Andiamo a diminuire la qualità, per esempio la portiamo a 60. Come vedete, già rispetto ai diversi mega originali il peso del file diminuisce. Chiaramente possiamo anche andare a diminuire le dimensioni in larghezza e altezza del nostro volantino, anche perché questo sarà un file destinato al web, di conseguenza dovrà essere ospitato in riquadri o sezioni, perciò non è necessario che sia, anzi è sconsigliabile che sia pesante diverse centinaia di kbyte, ma diciamo che intorno ai 900-1000 pixel di larghezza sicuramente diventa più accettabile. Cliccheremo su salva, dopodiché andremo ad associare anche un suffisso adatto che lo distinguerà come file destinato al web. Abbiamo creato un volantino con Adobe Photoshop, ma voglio mostrarti un video in cui ti racconto come creare una locandina, quindi un formato A3, con Adobe Illustrator, in modo da farti avere un quadro più ampio di quelli che possono essere i formati pubblicitari editabili con la suite Adobe. Ti lascio qui il video, ciao, grazie e alla prossima!